Uno degli argomenti più appassionanti di questa serie dei Magnifici 7, almeno lo dico da lettrice di Tanizzaki, insomma spero che se non lo siete lo diventiate al più presto, lettore di questo grandissimo scrittore. Lasciamo subito voce a Pino e buon divertimento, buona lezione. Allora, noi ci siamo già visti, credo, con qualcuno a proposito di una grande scrittrice giapponese del Medioevo che è... Mi ricordo che è stata una serata intensa, quella in compagnia di Murasaki Shikibu e il suo Genji, il principe splendente. Quindi adesso torniamo in Giappone, ma veramente 8 secoli dopo, cioè nel Novecento. Uno scrittore che è nato nel 1886, sapete che amo queste date, ed è morto nel 1965. Quindi diciamo così, è passato dall'Ottocento alla modernità piena. Tra l'altro è un scrittore molto singolare perché ha messo insieme, secondo me, forse nel modo più completo, insieme a Kawabata, che è un altro grande scrittore giapponese, a Mishima meno, cioè io non lo amo particolarmente, però in alcune cose ha fatto più o meno la stessa operazione, ha messo insieme moderno, contemporaneità proprio del Novecento, chiaramente, insieme con la tradizione. Dico subito questa cosa perché è importante, secondo me, per noi capire oggi che è possibile fare questo, cioè gettare un ponte tra quello che c'è stato un momento prima di noi e quello che noi viviamo e facciamo nel momento in cui agiamo. Tanizaki è sempre stato molto su questa strada e in più ha aggiunto una cosa che nella sua epoca, cioè all'inizio del Novecento, era abbastanza diffusa in Giappone, cioè diciamo così l'interessarsi fortemente dell'Occidente. Sembra strano perché è un po' la cosa inversa a quella che abbiamo fatto per esempio parlando del Giappone del Medioevo l'altra volta, che diceva importante capire il paravento, il kimono, eccetera. I giapponesi l'hanno fatto molto in ritardo, soprattutto gli scrittori, e lui è stato uno di quelli che invece è andato proprio a pescare nel bacino, chiamiamolo così, decadente. C'era un lettore e anche traduttore di Oscar Wilde, per esempio, di Baudelaire anche, e quindi chiaramente tutta una serie di scrittori sottilmente, virgolette per usare un suo... il titolo di un suo racconto, Morbosi, un suo racconto si intitola Morbose fantasie. Questo morboso poi è diventato anche un po' una specie di, come sempre, una prigione per Tanizaki, uno scrittore come tutti i grandi scrittori giapponesi che io credo abbiate capito, amo in maniera particolare questi scrittori, Kawabata e Tanizaki soprattutto nel Novecento. È sempre un modo estremamente diverso dal nostro, quello là di lavorare sugli argomenti difficili. Più che morbosi, direi, sono anche a volte, sfiorano, diciamo, l'abisso delle nostre passioni segrete, per dire così. Un altro libro di Tanizaki si intitola Vita segreta del signore di Kyushu, cioè quindi sempre questa cosa, ciò che c'è dietro l'apparenza, ciò che è segreto, cioè ciò che è nascosto. Nello stesso tempo però lui descrive una società molto occidentalizzata. È una strana cosa, per esempio nei suoi libri compaiono i film che si vedono al cinema in tutti gli anni in cui ha scritto, dal 1915 addirittura, dove lui scrisse una cosa dicendo che il cinema diventerà la cosa più di successo del mondo, fino a quando muore. Cioè nei suoi libri compare sempre gente tipo che va al cinema, che usa il trucco all'occidentale, i vestiti all'occidentale. A un certo punto si parla addirittura di grandi film italiani in un libro dei primi anni 60. Quindi le grandi film sono andate in Giappone, che vi dico questi dettagli perché è come se oggi noi mettessimo in un romanzo una specie di cosa, la Ellis per dire, le ultimissime cose della modernità. Naturalmente quelle là che noi leggiamo, i libri del 1930, del
320 e 350 sono diverse, ma il meccanismo è esattamente lo stesso. Nello stesso tempo questo uso di questi dettagli, diciamo, che sono dettagli realistici, è immerso dentro... C'è stato un momento un po' strano. Sì, stavo dicendo, questa è sempre la famosa questione su cui non insisto mai a passare perché la ripeto a me stesso, il dettaglio significativo. Questi dettagli sono l'elemento realistico, cioè noi abbiamo proprio la sensazione che sta descrivendo la realtà. Dentro questo sistema estremamente realistico, perché vi ripeto, parla di Mary Pickford negli anni 20 e parla invece delle firme italiane negli anni 50, quando il mondo è fine anni 50, eccetera, e di tante altre cose americane, l'americanismo dei giapponesi e così via, nello stesso tempo dietro questo c'è un universo, diciamo appunto, segreto, anche licenzioso, anche turbido, e sempre leggermente spostato verso l'ambiguo. Diciamo tutto ciò che sta sull'urlo del concesso e del non concesso. Per esempio, giusto per dire, vi do qualche dato biografico, poi vi leggo subito un racconto giovanile per vedere come possiamo imparare a diventare bravi, abili, non bravi. Lui si sposa per la prima volta a 28 anni, età normale, era un giapponese, quindi quando sarà nel 1912, e a un certo punto diventa abbastanza noto nel mondo letterario dopo 7-8 anni, diciamo, di gavetta, e poi a un certo punto si ha una notizia che scoppia sui giornali, e cioè pare che ci sia un triangolo in casa Tanizaki fra il suo amico Sato, la moglie e lui, che diciamo sa, e mi limito a questo, nel senso che non sappiamo più di questo, nel senso che non si è mai saputo nulla, diciamo, se non questo che vi sto dicendo, che era sicuramente così. Dopodiché questa cosa diventa oggetto, il Giappone era molto puritano per molti aspetti, c'era una censura fortissima, lui è stato censurato decine e decine di volte, drammi, racconti, si usava una censura molto interessante, che è quella là di lasciare spazi bianchi con dei pallini o degli asterischi e lasciare il racconto intatto. Per cui quando si lasciavano piccole frasi, parole, un lettore di, per esempio di Tanizaki affezionato ricostruiva tutto, solo che a volte gli tagliavano mezza pagina, all'improvviso dentro la pagina un lungo di 8 righe, poi 3 righe, e tu potevi accettare o non accettare di pubblicare così. In genere tutti accettavano di pubblicare con i buchi, perché sennò non pubblicavano. Soprattutto sulle riviste, poi questa è un'altra cosa strana, le riviste erano proprio sottoposte a censura. Lui scriveva, questo ve lo dico proprio perché non riguarda lui, che non se ne parla proprio oggi, ma lui ha scritto quasi tutta la sua opera su riviste, compresi i romanzi, che scriveva a puntate, tranquillamente, a volte 80 puntate, naturalmente, perché scrive un romanzo lungo, le puntate erano tante, e poi, passato il tempo, subito dopo, veniva pubblicato il volume. Cioè, per cui c'era un rapporto estremamente, inutile lo spieghi, diretto con il lettore, perché il lettore lo seguiva quasi costantemente, e quindi i libri erano anche il risultato di questo dialogo con il lettore. E vabbè. E quindi questa storia del triangolo, diciamo così, è particolare, perché Sato era un amico di Tanizaki, era molto amico di Tanizaki, per cui noi penseremmo a uno scontro poi. Invece non succede niente, i due si separano, si distaccano. Passa un po' di tempo, dopo i due amici, non lui e la moglie, no, lui e la moglie restano insieme, diciamo, però la cosa continua, a quanto sappiamo, fino al punto in cui lei lascia la casa di Tanizaki e va a vivere con Sato. Dopodiché Tanizaki parte, fa un viaggio per il Giappone e lascia come proprio indirizzo la casa di Sato. Fermo posta, casa di... Questo è per dirvi che è abbastanza romanzesca questa cosa, ma è interessante per capire, non è che lui scherza, ecco, questo
è importante, non scherzo con gli argomenti di cui parlo, in qualche modo lo coinvolgo. Lui ha sempre evitato di, questo per me proprio è grandioso, ha sempre evitato di farne una dichiarazione diretta di tutto ciò. Mai ha fatto dichiarazioni dirette, anzi ha sempre detto, vi leggo un passo poi, che lui odia il romanzo confessione, che era molto in voga quando era giovane in alcuni, perché per lui la letteratura è finzione. Diciamo con termini che non usa esattamente Aghi, ma che quindi è strano, perché la sua vita è romanzesca, ma lui non ha mai voluto usarla come tipo adesso vi racconto che sconvolgono questa cosa, la mia vita segreta, anche perché diceva la letteratura è una cosa e le confessioni sono tutte un'altra cosa. La sua opera è piena di confessioni finite, cioè Tizio che scrive nel diario viene letto da Caio, la lettera che arriva a Tizio e poi la legge a qualcun altro e poi a sua volta lo dice a qualcuno. Tutti si confessano, ma è un meccanismo romanzesco. Quindi su questa storia noi non sappiamo niente, perché lui non ha mai detto niente. La moglie non ha mai detto niente, si sa però queste cose che vi sto dicendo. Dopodiché, quasi subito dopo questa storia, si risposa e divorzia nel giro di un anno. E non si sa se questa cosa sia stata, secondo alcuni addirittura per stornare questo interesse mediatico su questa storia che era diventata una specie di pettegolezzo universale del Giappone, ovviamente letterario, no? Oppure se è così, non si sa quasi niente. Poi con Sato, con cui si è riconciliato dopo un anno o due, va a casa di quattro sorelle, le sorelle Macchiocca, dove incontra, diciamo, l'amore della sua vita, che è sposata. Passano 3-4 anni di questo amore segreto, diciamo segreto, adultero, diciamo un termine un po' ottocentesco, tra questa donna, una di queste quattro sorelle, e Tanizaki. Dopodiché questa signora lascia il marito e sposa Tanizaki. Da questo momento fino alla morte, tipo 30 anni, questo è Tanizaki, resterà sempre con questa donna. Diciamo, come possiamo dire, si è placata in qualche modo, almeno esteriormente, la sua inquietudine. Chiaramente questa storia di Sato, amico proprio che andavano in giro, in viaggio, scambiavano cose letterarie e tutto il resto, la moglie e così via, lascia spazio a qualsiasi tipo di relazione, ma a noi non interessa. Ve l'ho detto perché mi sembrava simpatico entrare per una porta laterale nella vita di Tanizaki. La censura ha continuato poi su di lui. Un'altra cosa bellissima, per esempio, è che lui era ossessionato dal romanzo che abbiamo analizzato insieme qua di Murasaki, al punto che ne ha fatto una traduzione, guardate che romanzo enorme, una traduzione in giapponese moderno, perché il giapponese di Murasaki era molto diverso gli ideogrammi dal giapponese contemporaneo, che è durata un paio d'anni prima della guerra. Poi, dopo la guerra, non contento, ha chiesto l'aiuto di un filologo esperto, il più grande filologo di giapponese medievale, e ha fatto un'altra traduzione, è durata 4 anni, dello stesso libro, perché non era soddisfatto. E quasi ottantenne, cioè negli ultimissimi anni della sua vita, ne ha fatta un'altra, di nuovo da solo, diciamo così, tornando per la terza volta su 1200 pagine a stampa, che a caratteri geografici sono molte di più. Quindi, come vedete, sono delle cose che si incrociano molto abbastanza strane. Questa passione smisurata per un capolavoro, sì, ma chiaramente di un tempo remotissimo. Quindi il Giappone, se volete, nella sua tradizionalità assoluta, è come se fosse eterno quasi questo elemento. E nello stesso tempo questa modernità, che vi ho detto, arrivava fino proprio alle minime cose
che invadevano in un certo senso il Giappone, modernizzandolo, ma anche poi vedremo, secondo Tanizaki, togliendogli qualcosa. Non perché fosse un tradizionalista, ma perché diceva dall'Occidente bisogna prendere tutto quello che di meraviglioso ha, ma non come facciamo noi passivamente, ma trasformandolo attraverso la nostra cultura, che sarebbe una cosa che andrebbe bene sempre per qualsiasi. Allora, come funzionano in genere, come funziona la narrativa di Tanizaki? Io vi leggo dei pezzetti di un racconto giovanile e ve lo riassumo. Si chiama La tristezza di un eretico. L'eretico non è un eretico religioso, è un eretico nel senso lato del termine. Comincia con la descrizione di un giovane universitario, però di una famiglia non ricca, diciamo, una famiglia abbastanza povera. Ha una sorella che sta male, malata di tisi, questo ragazzo, questo 24enne, 25enne, e sogna strane cose. Vuole essere grande, ha ambizione. Il racconto comincia proprio con un sogno molto candido, molto un grande uccello che sfiora questo qua, molto poetico, diciamo, che anzi sfacciatamente poetico, per così dire. Me ne leggo un po'. La luce di quella giornata, non dall'inizio proprio, l'inizio è questo: immerso nel riposo pomeridiano, Shosaburo era perfettamente conscio di stare sognando. Un bianco uccello apriva ali lucide come raso e le agitava sul suo volto. Quel battito d'aria era così vicino al suo naso da impedirgli quasi di respirare, mentre le morbide piume simili a neve primaverile in procinto di sciogliersi di tanto in tanto sfioravano lievi le sue sopracciglia. Quindi è proprio soffusa questa cosa, no? È chiaramente volutamente poetica. E va, sto sognando, penso più volte. Quindi da questa descrizione esterna parte la dichiarazione sto sognando, penso più volte. È fatto così, diciamo tecnicamente. Terza persona con inserti di piccolo, non questo, di piccolo indiretto. Va avanti questa cosa. Che meraviglia, sempre lui che parla, che felicità, dopo questo, la descrizione di questo sogno. La mia mente possiede senza dubbio potenzialità mistiche. Ho la capacità di creare sogni a mio arbitrio, perché si è reso conto che sta sognando. Forse sarei persino in grado di incontrare un sogno in un amante. Lo vorrei, se fosse possibile. Ma in quell'attimo Shosaburo si destò completamente, come un bambino che per aver soffiato troppo violentemente avesse distrutto le sue bolle di sapone, provò una irrefrenabile tristezza e chiuse di nuovo gli occhi nella speranza di riuscire a catturare ancora le splendide immagini svanite in lui. Ma in vano. Il periodale tanizakiano, non voglio essere, è profondamente fuorviante. Cioè, lo so che è un'assurdità, perché questa è una traduzione dal giapponese e quindi abbiamo naturalmente, però essendo il giapponese moderno, una lingua non più come quella di Murasaki di cui ho accennato qualcosa, è una lingua abbastanza simile a quella occidentale, non esattamente, ma abbastanza simile. Dico Flaubertiano nel senso che la frase proprio in lui è sempre capace di inserire dentro una frase lunga molti dettagli e di portare alla conclusione della frase, come in questo caso sembra una sciocchezza, no, questo ma in vano è perfetto, perché dopo averti quasi illuso con tutta la frase c'è una virgola, catturare ancora le splendide immagini svanite nel nulla, ma in vano, non è né troppo forte, tipo a sorpresa, né debole lasciandoti in cielo. In vano, e ti cancella quello che è avvenuto prima. No, lui ha sempre questo diciamo costruire frasi dove dentro ci sono cose. Qua è un sogno, altre volte invece realisticamente si tratta di cose concrete. Come bellissimo il sogno, il cigno, eh? In quella sua camera
di 4 tatami e mezzo al piano dell'appartamento in cui viveva con la famiglia, nel retro di 4 tatami e mezzo piccolo, con un buco, nel retro di una casa popolare in fondo a un angusto vicolo, non v'era nulla che ispirasse un senso di bellezza, ad eccezione del cielo così solenne visibile dalla finestra a occidente. Le ante scorrevoli dell'armadio a muro, le pareti delimitanti dello spazio angusto come una cella, tutto era sporco come le guance di un monello che avesse avidamente divorato un dolce a buon mercato. Notate, quartiere popolare, dolce a buon mercato, sono traduzioni approssimative, però vi danno l'idea di questa improvvisa dal cinema. Non ve l'ho letto tutto, era tutto così poetico. Poi, quartiere popolare, stanza minuscola. E nell'ambiente chiuso, squallido, dal soffitto troppo basso, stagnava un orezzo umido e caldo. Cioè abbiamo avuto una sorta di anticlimax, diciamo, no? Lui dal sogno non solo si è svegliato dal sogno, ma sogno provocato e dal fatto che sono un grande, posso vedere cose mistiche, vedo l'amante, avrò un amante in sogno, eccetera. Questo subito è un racconto secondo me esemplare nel modo in cui è costruito, è anche esemplare proprio del modo di pensare letteratura di pensare. Questo per esempio che vi ho detto accade nelle prime 2 pagine ed è esattamente ciò che si ripeterà nelle altre 30, cioè è dato, non immediatamente, ma in queste 2 pagine è dato lo schema del racconto. Cioè qual è lo schema? Lo schema è che lui vuole essere questo tizio che sogna, ha fantasie straordinarie, diventerà uno scrittore, perché dopo un po' però a un certo punto si palesa questa cosa, perché lui vuole diventare uno scrittore. E però cosa succede? Che appena ha questi balzi in avanti nel sogno non reale, nella fantasticheria, qualcosa della vita reale lo riporta indietro. Quindi noi abbiamo questa oscillazione tra il mondo delle fantasie, morbose o no, è il caso qui di dire, e il mondo realistico, anzi in questo caso ultra realistico, quasi squallido. E non è finita, perché il gioco continua. Vi faccio vedere come, perché vale la pena leggere questi pezzetti. A un certo punto si mette a ripetere delle parole che ha letto in una storia dell'antico Giappone. Le ripete, dicono se fosse pazzo, e dice: perché mai ho questa assurda abitudine, si chiedeva, non sarei il sintomo di un forte esaurimento nervoso? Non riusciva ad ammettere che il suo comportamento gli potesse essere normale. Gli era impossibile non considerarlo un segno di follia. Per fortuna quella sua stranezza si manifestava in accessi di breve durata ed egli riusciva a tornare subito in possesso delle sue facoltà mentali. Era questo il motivo per cui fino ad allora nessuno si era mai accorto di lui. Questa è un'altra anticipazione del fatto che vuole diventare scrittore. Noi però non lo sappiamo, non dice la tristezza di uno scrittore che vuole diventare scrittore, dice la tristezza di un eretico. Quindi quando cominci a leggere tu sei preparato a... non sai cosa ti aspetta. E così quando vai avanti, vi ho detto che infatti che arriva a metà racconto la cosa, ma sì, forse devo fare lo scrittore, perché ho le visioni, perché sono pazzo. Quindi è anche un cliché, se state seguendo bene. Quindi Tanizaki sta anche, non voglio complicare l'esistenza, però è così, sta anche giocando in realtà con un cliché che è già il suo stesso cliché. E lo sta naturalmente, diciamo così, ironizzando, ma in una forma particolare. Guarda la sorella. In una scena successiva, un rapporto con questa sorella tisica orribile, perché gli dà fastidio. A un certo punto dice: io ti odio, perché le rimprovera di stimolare negli altri la pietà a causa della sua malattia. Poi, mentre pensa questo, si vergogna del fatto di pensare questo.
cioè quindi il personaggio che è un personaggio monopersonaggio, perché seguiamo nel racconto una sola persona, in realtà è più complesso di quanto sarebbe il monopersonaggio, perché lui stesso non si conosce. Odia questa sorella, però si vergogna di provare questo, si vergogna ma non riesce a smettere di fare questo. Lo stesso rapporto lo ha con i genitori, li detesta perché lo costringono a vivere in una casa meschina, è una vita meschina, mentre lui che è dotato di tali facoltà, qua ironia profonda, dovrebbe diritto a cose fantastiche, e invece no. Deve vivere in questa casa vecchia, con tutti i problemi, con questa sorella malata, che tutti quanti la considerano e lui nessuno lo consiglia, quindi le cose sono fatti dopo. Vedete, appunto, c'ha 25 anni e non si laurea. Quindi anche in quegli anni è molto grave. Dopodiché c'è questa scena, una delle tante, che sono ritmate con estrema attenzione. Sonnecchiò fino a sera, senza preoccuparsi di mettere ordine nella stanza. «Ehi, sono sciabuto, vuoi deciderti ad aprire gli occhi? Su, alzati!» Destato si vide la faccia minacciosa del padre fermo accanto al cuscino, che lo scrollava premendo la punta del piede sulle sue natiche. Perché a te il letto, no? «Neppure un padre ha il diritto di svegliare il figlio a pedate, che rumore!» Pensò sosciabuto, incollerito. Questa cosa è una caratteristica, un'altra sottigliezza di tutto questo racconto. Lui non parla quasi mai direttamente ai genitori. Noi abbiamo soltanto il suo pensiero, perché uno dei suoi atteggiamenti è quello là che lui non ci parla con questi qua. Quindi il padre ora dirà tu non parli, ora in un'altra scena, ma tu ti pensi di essere superiore, lui non parla, resiste. Però noi leggiamo i suoi pensieri che ci vengono espressi, tutto quello che pensa su questo che accade. Quindi abbiamo un doppio punto di vista, pensiamo questo deficiente non si alza, e dall'altro un po' per lui parteggiamo, perché dice però effettivamente c'è questo padre, questo Cristo, cioè, e restiamo esitanti. Prima di ingiuriare tuo padre, vi salto un po' di cose, tacciandolo di ignoranza, non converrebbe che tu così istruito mutassi atteggiamento? Parlano sempre così, perché questa cerimoniosità c'è proprio nel linguaggio dialogato giapponese. E allora anche lui si addolcirebbe, i vostri animi potrebbero finalmente fondersi, si disse. Più che andate, pensavate fosse il padre che diceva no, è lui sempre. Cioè, quindi improvvisamente, come nel caso della sorella, si è pentito, si sta pentendo di essere, come posso dire, non maleducato, ma è di più brusco, cattivo, diciamo, con il padre. Era perfettamente conscio della giustizia di quel ragionamento. Ma non appena vedeva la sua faccia del padre, non appena udiva i suoi rimbrotti, l'orgoglio lo incitava a resistere. Certo, non ricopriva il padre di insulti, non alzava le mani su di lui. Se fosse riuscito a farlo, forse non l'avrebbe più odiato. Se fosse riuscito a trattarlo come un perfetto estraneo, si sarebbe sentito più sollevato. Eccetera, se infatti fosse stato un estraneo. Questa cosa continua, questa scelta. Il padre dice, stavolta lo dice davvero, com'è possibile che a 26 anni tu non abbia ancora finito l'università? Ho sbagliato di mano. Cosa hai nella testa, disgraziato? E gli chiede che vuoi fare da grande, può essere mai che tu fai così, cioè, non sei più un bambino, dovresti incominciare ad assumerti le tue responsabilità, che ti frulla in testa, perché te ne stai in ozio tutto il giorno? Sei un progetto, abbi il coraggio di esprimerlo. Ma sosciabuto resisteva. Sarebbe stato in grado di tacere anche per 2 o 3 ore. Un progetto l'avrei, ma sarebbe inutile spiegarlo, non capiresti, pensavo. Cioè, nemmeno in questo caso ha risposto. Perché, però, qui faccio un piccolo... Lo so che è un po' analitica, forse mi stai detto, ma vorrei proprio che la seguissimo così questa volta. Perché, per esempio, ha paura? Perché... orgoglioso come dice, o perché anda un po' vile, per
esempio, un po' si insinua questo pensiero, e infatti poi ci sarà tutta una parte che non vi leggo, sarebbe dal punto 40 parte, nella quale fa vedere i rapporti di Sosciaburo con i suoi compagni, amici. Lui ama frequentare quelli con più soldi di lui, però nei loro confronti si mette in un tipo di rapporto come il buffone che li fa divertire. Fino ad arrivare a una storia che in Giappone è gravissima, cioè di farsi prestare dei soldi, proponendo, che è una cosa molto dostoevskiana proprio questa, credo sia proprio una filiazione diretta, si deve prestare dei soldi perché ha proposto agli amici di andare a mangiare, a festeggiare, diciamo così, in un posto raffinato. Mentre quelli più poveri come lui hanno detto no, ma cioè facciamo la questua, cioè no, la... mettiamo la colletta, uno yen a testa, e ha detto no, ma queste cose miserabili, andiamo dove si fa questa cosa così, 5 yen, convincendo i ricchi, diciamo, i quali lo adottano dicendo sì, ha ragione, ecco, lui è un genio, e lui poi non c'ha nemmeno, non c'aveva nemmeno lo yen, ma figuriamoci 5. Dopodiché li chiede a un compagno, mite, tranquillo, così, e dice che dice ne ho bisogno però assolutamente tra una settimana. Lui dice sicuramente sì, sì, non glieli dà, e non glieli ridarà per tutto il racconto, finché questo qua muore e lui è contento. Dice lo sapeva che faceva schifo, ma gli faceva piacere che fosse morto quello là gli doveva i soldi, così adesso era salvo. E mentre pensa questo del funerale, storia assumendo, è molto proprio scavando dentro la vita umana, mentre pensa questo, pensa, speriamo che nessuno adesso di loro, perché si era saputa questa cosa, quindi il funerale, questo lo penso quando sono andati al funerale, mi dica tu fai schifo, non hai restituito, non hai avuto l'onore di dargli questa cifra minuta. Questa è una cosa un po' all'atere della storia familiare, però getta sul personaggio una luce francamente squallida. Perché? Perché contemporaneamente poi c'è un'altra scena dove lui prende ruba i soldi a casa. Anzi, non una scena, tipico fuorvestiano, mezza pagina, passa del tempo, parecchio tempo, cominciò ad andare dalle geishe di basso livello, rubava i soldi a casa, cominciò a ubriacarsi di sake, spende tutto, finché non gli presta nessuno più niente, soldi a casa non li trova e dice, ah, allora se ne sono accorti. E odia sempre di più la sorella perché la sorella succhia soldi alla famiglia, cioè proprio sta cominciando una specie di degradazione. Arrivati a questo punto, quindi, ma poi il finale era davvero sorpresa, ve lo dico in anticipo. Arrivati a questo punto, anticlimax comico, cioè sembra la cosa dissipato, sì, perché io sono cominciato, diciamo, ad atteggiarsi a maledetto, no? Finché finché a un certo punto comincia a bere il sake da cucina, che sarebbe un intruglio disgustoso che non è vero sake. Cioè, e questo sake diminuisce, cioè è una cosa veramente fantastica, non so se adesso lo trovo. E insomma i due genitori che parlano tra di loro e si dicono ma perché finisce così presto, se mettiamo un po' poco, non mettiamo troppo poco, perché lui dice no, ma sta, ma buttarsi lo beva, dice no, ma è disgustoso, è feccia, è una cosa imbevibile, se deve per cucinare non è possibile che lo beva, e lui origlia anche, dice sono proprio sceso a un livello degradante, e si va a buttare un'altra volta sul letto, cioè schiattato, lo stiamo odiando tutti, non facendo niente, finché a un certo punto dice questo. Possibile che le difficoltà della vita siano così terribili, si trova senza soldi, vive il sake di casa, non nessuno gli presta più niente, i genitori nascondono i soldi, lui lavorare non ha nessuna intenzione, si chiedeva Sosciaburo,
che sia così difficile vivere senza avere problemi economici, quasi come un bambino. Anch'io, quando sarò adulto, conoscerò la stessa sorte dei miei genitori, che non hanno i soldi per un medico importante che curi la figlia. Temeva dunque per il suo futuro. Sebbene avesse sempre disprezzato l'egoismo della madre e la passività del padre, non poteva negare di avere ereditato le debolezze di entrambi. Di nuovo monologo interiore. Però io ho un talento eccezionale, si diceva con profonda convinzione. Questo meditiamo. Io ci medito, però ogni un talento eccezionale, si diceva con profonda convinzione, ma poi non faceva nulla per coltivarlo, consumava il proprio tempo nell'ozio, abbandonandosi al sonno e in susse chiacchiere con gli amici a bevute di sake e a piaceri di sensi. Era persino più pigro e vanesio della madre, più inetto e debole del padre. Se avesse continuato a vivere in quel modo, sarebbe fatalmente precipitato in un destino orribile come quello dei genitori. Sentiva ansia che quel destino incombeva, lo minacciava sempre più da vicino. Devo agire, di nuovo. Devo pubblicare, devo diventare famoso, subito, si ripeteva a volte con un furore tale che stupiva lui stesso. Chiamava allora a raccolta tutte le sue energie, si chiudeva nelle biblioteche di Ueno o dell'università, allargava sul tavolo i fogli dei manoscritti, impugnava la penna. Ma purtroppo il suo cervello, corrotto dalle dissolutezze, era ormai debole, ottuso. Sia che leggesse, sia che scrivesse, riusciva a concentrarsi solo per pochi minuti e già la sua mente incominciava a intorpidirsi, a perdersi in fantasie sfrenate di morbosi, assurdi piaceri. Era come se sognasse pur continuando a rimanere sveglio e senza essersi drogato, mutevoli immagini apparivano e si dileguavano davanti ai suoi occhi, danze di misteriose incantatrici, cruente scene di delitti, strani spettacoli di prestigiatura. Non solo, ma qua proprio c'è una sottigliezza, ma che fa uno scrittore che già pubblica, queste tre cose, danze cose, sono piccoli accenni a suoi racconti. Il suo racconto si intitola Il tatuaggio, il racconto che lo rese noto per primo. Qui c'è addirittura questo, però non è importante, non ve lo voglio dire. Non appena la sua mente si rilassava, era attanagliato dall'angoscia. Dimenticanze, soliloqui, esplosioni di collera, ostinatezze lo affliggevano in ogni istante della giornata. E da quando era morto Suzuki, quello a cui doveva i soldi, nello spirito di sociaburo si era insediata la spaventosa idea di dover a sua volta morire e non riusciva a tollerarlo. E quindi c'è questo nuovo tema, pure la paura della morte, eccetera, eccetera. Finché la scena, questa cosa va avanti sulla morte, molto forte, diciamo, e noi quasi quasi, mentre lo stiamo disprezzando un pochino in questa parte, rivedendo qualche piccolo difetto di noi stessi, ci andrà certo la morte. Sì, dopodiché, di nuovo anticlimax sul fatto del sake. No, a un certo punto lui dice: ma chi mi ha creato così? Qua diventa poi ridicolo, e c'è l'elemento ironico. Chi mi ha creato così, come un essere che non può vivere senza ribellarsi al cibo? Chi è stato a far allignare in me lo strano vizio che mi vieta di dedicarmi con fervore alla virtù e mi spinge a gettarmi con entusiasmo verso azioni riprovevoli? Non ritengo di meritare il castigo del cielo per una colpa che non ho commesso. I suoi soliloqui sul letto in questa casa fredente. Doveva assolutamente ribellarsi a quell'ingiusta punizione. Ve lo dico con questo tono perché è il tono in realtà che Terzaghi vuole dare a questa cosa. Lo vuole anche prendere in giro, diciamo così, anche se con molta crudele consapevolezza, perché vi dico poi perché. Non poteva tollerare passivamente i colpi di frusta con cui gli dèi lo torturavano. Tentò di allontanare il terrore della morte che lo squassava come un maremoto,
desiderava vivere il più a lungo possibile. Poco prima ha detto: voglio morire, mi uccido, faccio una cosa così. Sebbene le sue condizioni fossero miserabili, il mondo in cui aveva avuto in sorte di nascere traboccava di innumerevoli demoniaci piaceri. Era risolutamente deciso a immergere corpo e sensi in quel benefico, voluttuoso mare. Avrebbe voluto vivere assaporando ogni goccia di quel prezioso liquore come un ubriaco e lecchi la sua coppa di sakè ormai vuota. Decise così di abbandonare ogni speranza di guarigione e cercò con tutti i mezzi di dimenticare la sua sofferenza. Ogni volta che cadeva in preda a un accesso di terrore, fosse notte fonda o pieno giorno, si trovasse in caso per strada e cercava disperatamente il sakè. E qua comincia una nuova stazione dove lui è quello che si ubriaca, eccetera. Sta finendo il racconto. A un certo punto dice: suo sciaguro si commosse. Su cosa? Non esiste al mondo individuo più malvagio di me, su se stesso. Sono davvero un essere immorale, un essere ripudiato persino dal cielo e dai lei. Papà, mamma, vi prego, perdonatemi. Perché è passato davanti al letto dove stanno dormendo, ha detto: quando fanno schifo, sono vecchi, respirano così, perché non muoiono? Più o meno. E subito dopo gli è venuta questa cosa. Dopo questo pezzetto: fratello, sei di nuovo sceso a bere il sake per condire? Otto io, la sorella, che gli era parsa addormentata, era invece mesta e lo fissava con le sue pupille scintillanti e gelide come ghiaccio. Una cosa che torna già sempre, questa cosa, che la sorella lo guarda, e a lui dà fastidio, dice: mi guarda sempre così, che vuole? Mi vede, mi scopre, mi scruta, sì, questa è la verità. L'hanno nascosto bene, è inutile cercare, ti hanno già detto di non berlo, perché insisti? Davvero, non si può lasciare nulla nella nostra cucina, perché ogni notte vi si intrufola un grosso topo dalla testa nera, sussurrò ironicamente la sorella malata fissandolo di nuovo con lo sguardo veloce. E insomma, la cosa va avanti così fino a questo finale, perché se no non abbiamo tempo per il resto. La sorella muore, sta morendo anzi, è una scena anche molto cruda. Per esempio, di nuovo questo giochetto: Otto io, perché mi scuti con quegli occhi? Non si sta rivolgendo a lei, naturalmente, ormai avete capito. Talvolta ti ho rimproverato, lo ammetto, ma non è stato che uno sfogo inconsulto. Ti prego, non fissarmi più così, perdonami. Non sono forse tuo fratello? Anch'io oggi ho il cuore spezzato, disse tra sé e sé, sciocco, mettendo un profondo sospiro. Che dici? Chiamo il dottor Fusakawa per un'altra iniezione, domandò la madre. Reale, concreta, mentre lui vive in questo sogno. Se vuoi, ma non cambierà nulla, non è rivolto a lui, però, ma al padre, perché stanno padre, madre, sorella che sta morendo, fratello. È tornato anche suo sciaguro, siamo tutti qui riuniti, mi sembra una crudeltà volerla mantenere in vita a tutti i costi. 1917, affermò il padre con un sorriso tirato. Trascorsero in silenzio una penosa, soffocante, angosciosa ora. La malata rantolava e all'improvviso le sue labbra ebbero una sorta di lento movimento peristaltico, simile a un brulichio di lumache. Mammina, dovrei fare la cacca, posso, che è tra straziante il termine comico ed è terrificante, ed è inaspettato, non ve l'ho voluto risparmiare. Posso, ma certo, cara bambina, rispose la madre accondiscendendo all'ultimo desiderio della figlia. La malata perse conoscenza per alcuni istanti, poi balbettò: ah, che sfortuna, morire a 16 anni. Dura ancora solo mezza pagina, molto crudo. C'è poi una sospensione, c'è questa frase: redarguita dal marito,
letto perché piange, scoppia a piangere e urlare senza pudore. La madre, i giapponesi sono molto composti, ma redarguita dal marito si morse un lembo della manica, la madre, e si sdraiò come morta accanto al cadavere della figlia. Spazio bianco. Trascorsi 2 mesi, Sosciaburo pubblicò la sua prima opera, una raccolta di racconti molto diversi dalle storie improntate al naturalismo così in voga a quell'epoca. Aveva tratto spunto dagli strani incubi che fermentavano nella sua mente. Era un'arte dolce e profumata. Cioè, non c'entra niente naturalmente con tutto il resto. Che conclusione è? Vi ha lasciati, spero, un po' delusi. Vi aspettavate un effetto? Io la trovo fantastica. Perché la trovo fantastica? Perché è evidente che lui cosa ha fatto? Ha costruito tutto questo racconto sul fatto di come si diventa scrittore, tagliando però, diciamo così, tutto quello che realmente poi fa di fatto il lavoro, diciamo, di uno scrittore, tagliandolo completamente fuori, anche scollegando il finale diventare uno scrittore di Sosciaburo dalla sua meschinità. Nello stesso tempo però è come se ci dicesse, questa è una mia lettura, ve la do così, perché vorrei che lo leggessi, sono racconti veramente molto belli questi qua, Nostalgia della madre, c'è un racconto per esempio che fa tutto in prima persona e si chiama proprio Nostalgia della madre, estremamente poetico, dove lui sogna la madre, lui c'è, cioè il protagonista che Tarezaki stesso sogna la madre morta e la incontra poi in una specie di palude. E lei piange in questa luce lunare, è un racconto fatto proprio di nulla, diremmo, però è incredibile come funzioni questo suo modo, avete visto, dove le frasi ti costruiscono sempre qualcosa, piccoli tocchi a piccoli pezzi, per cui tu sei in un certo senso costretto a seguire proprio lo svolgimento, non importa cosa ti sta raccontando, anche se i racconti sono pienissimi di cose, diciamo, a volte anche sensazionale, assurdo, fantastico, eccetera. È proprio, secondo me, il modo con cui viene costruita frase per frase la narrazione. E comunque, qual è la questione? Che lui qua è come se aprisse il giocattolo e dicesse, vi piaccia o no, piaccia a me o no, tutto ciò che viene vissuto da uno che fa questa cosa strana viene trasformato. Perché l'arte dolce e profumata, se ci avete fatto caso, non ha niente a che vedere con il naturalismo del racconto, perché in realtà il racconto è un racconto naturalista. Tranne i sogni, che sono pochissimi, sono quelli che vi ho detto, questi momenti poetici, quel pezzetto che ho letto, il cigno, le piume, un altro paio di pezzetti, il resto è tutta descrizione esattamente naturalistica, la ragazza che deve... c'è la scena che ho letto, lui nella sua vergognosità quotidiana, il sake, la vita quotidiana è quella che lui vive. Ciò che ricava da questa vita, che cos'è? Un'arte dolce e profumata. Come è successo? Boh. Nello stesso tempo io ci leggo anche, e qua vado oltre però, una sorta di critica radicale ed eterna che non smetterà mai su quello che la letteratura fa, cioè un'arte dolce e profumata la può fare anche Sosciaburo, cioè uno che noi abbiamo considerato per tutto il libro sostanzialmente un piccolo, per quanto ci possiamo identificare l'abbiamo guardato con un attimo di estraneità questo miserabile tutto sommato che avete visto, viene criticato implicitamente in maniera dura, alla fine cesura. Qualcosa accade e l'alchimia, diciamo così, della scrittura trasforma la vita di una persona, non direttamente però, attenti, e qua Tanizaki con le sue polemiche contro il romanzo confessione, non direttamente, perché quello che scrive l'arte di luce e profumata non è la vita
di Sosceguro, ma sono sui sogni, ha detto. Il titolo è il racconto di La tristezza di un eretico, che è anche il titolo è, cioè, fuorviante, secondo me anche apposta, no? Perché non c'è nessun accenno allo scrittore, alla cosa, eccetera, cioè alla fine il racconto di un, è un racconto centrato esclusivamente, secondo me, sull'arte della scrittura, nemmeno sull'arte della scrittura, su questo strano passaggio dalle cose dirette di cui io dovrei parlare. Si avrebbe una vasta questione qua e non la chiudo subito, cioè io dovrei, ci viene detto, raccontare ciò che ho vissuto, perché ciò che ho vissuto lo racconto meglio, ci viene detto, ce lo diciamo noi, lo posso dire anch'io qua, cioè non è che ce lo diciamo, non ce lo diciamo, lo neghiamo. Alla fine poi lui ci dice, come dirà in una dichiarazione famosa, che a lui non interessa tutto questo, perché gli interessa invece tutt'altro, e cioè, qua ci cade, diciamo, perfettamente, la dichiarazione di Danzacchi, una famosa che nel 1933, quindi ormai uno scrittore famoso e maturo, che fa polemica apertamente con questa voga. Oggi, per esempio, a cosa lo potremmo paragonare? Al fatto che io devo per forza dire che stamattina mi sono svegliato esattamente alle 7:14, sto inventando perché non riesco a dire la verità mai, che ho fatto questo, quello, nel dettaglio, poi ho ucciso mia madre mentre stavo uscendo, che ne so, cioè le mie confessioni, no? Oppure il real, come si dice, cioè la diretta trasmissione di ciò che è accaduto a me o di ciò che accade intorno, la famosa registrazione della realtà, no? E lui si dice: oggigiorno si ritiene che un lavoro letterario avulso dalla realtà concreta e sociale debba essere condannato in quanto espressione escapista dell'arte. Un termine non si usa più. Escapista vuol dire di fuga, cioè un atteggiamento di fuga dell'arte, fuga dalla realtà. Lo userà anche un'altra volta. Tuttavia la nostra tradizione letteraria ha sempre enfatizzato tale aspetto escapista, virgolettato, dell'arte, in quanto la letteratura è ciò che offre conforto alla realtà di ogni giorno. Se il rifiutarsi di affrontare di petto la realtà presente è considerato un escapismo, è altrettanto vigliacco il rifiutarsi di affrontare la realtà del passato. Mentre il mondo avanza, sempre maggiore la distanza che ci separa dal passato e che deve essere colmata. E qua sto parlando del fatto del Murasaki, cioè la tradizione. Quindi il cercare di reimpossessarsi dell'essenza dell'estetica tradizionale, figuriamoci, loro abbiamo letto altre cose, è altrettanto difficile che creare un qualcosa di artisticamente nuovo di fronte alla realtà del presente. Sono convinto che la missione di un artista non stia soltanto nel mettere in risalto le proprie personali caratteristiche, ma anche nel calarsi nell'immensità della sua tradizione artistica. E questo è il rapporto con la tradizione. Invece quello, in realtà abbiamo letto un'altra cosa, il pezzo che riguardava il cioè che secondo me illumina il racconto e che ci fa riflettere sul fatto della realtà destino della non realtà, è questo. Recentemente mi ha preso una brutta abitudine ironica. Non riesco a scrivere o a leggere nulla che abbia a che vedere con i fatti di tutti i giorni. È per questa ragione che non mi sforzo neppure di leggere le opere di scrittori contemporanei che appaiono ogni mese su riviste letterarie. Non sto parlando a 80 anni, sto parlando che già 42-43 anni, attento. Scorro le prime 5 o 6 righe e poi mi dico: ecco, ci risiamo, si sta parlando addosso. E non mi va di continuare. Ora però lui specifica, non è generico che sto parlando addosso. Mi rendo conto della validità delle storie vere. Questo è il parlarsi addosso, cioè le storie vere.
ma in questi ultimi anni preferisco ciò che è contorto a ciò che è semplice, ciò che è pernicioso a ciò che è innocuo, e mi piacciono le cose complicate, arricchite al massimo da intrighi. Ammetto che possa non essere di buon gusto, ma non so cosa farci, anzi sono convinto che questa tendenza continuerà negli anni, la sua tendenza. Ecco perché sono solito leggere gli argomenti più indietro possibile nel tempo, e questo si ricollega a quello di prima. Racconti storici, qualche fantastica invenzione, o ancora fatti accaduti secoli fa, oppure, se roba d'oggi, qualcosa di scritto in Occidente che tratti di situazioni molto lontane dalla società giapponese. Solo opere del genere mi possono persuadere che quello che sto leggendo appartiene a un mondo immaginario. Cioè c'è il capovolgimento totale proprio, se è che solo queste cose così lontane dalla mia realtà mi possono persuadere che sto vivendo in un mondo immaginario, che sto leggendo in un mondo immaginario. È proprio come un chiudere totalmente fuori l'idea, attenzione, non la pratica, il realismo inteso come confessione, spiegazione del presente, attualità nel senso corrivo del termine, e dire soltanto le opere di immaginazione mi interessano. Per una volta ci troviamo di fronte a uno che non ha proprio nessuna apertura, cioè qua non ci dice nemmeno l'immaginazione per raggiungere la verità, no, anzi la cosa precedente ha detto l'arte deve solo dare conforto alla gente, cioè, conforto e buonanotte, ci sono racconti più che conforto ti danno inquietudini, insomma. Quindi è un po' una finzione. Quello che resta è questo, cioè l'immaginazione deve essere il centro, diciamo così, del lavoro della letteratura. Questa è la sua forte dichiarazione. E sarà sempre così, per cui per esempio le storie di triangoli, perché vi ho raccontato la vita, abbondano nella narrativa di Tanizaki. Allora la tentazione, è ovvio che noi pensiamo alla sua storia. Poi andiamo a vedere, vediamo innanzitutto che ci stanno già prima della sua storia, al che dovremmo dire veramente che l'arte imita la vita, è uno. Secondo, che non hanno mai un riferimento, sono sempre estremamente taglienti, non hanno mai niente di... Si avverte la spersonalizzazione, per usare un termine che insomma non si adatta molto a te, però si avverte che non c'è nulla che sia direttamente preso dalla propria mente, tutto è stato trasformato, perciò il racconto dell'eretico, l'artista è l'eretico per Tanizaki, che poi è un termine, ripeto, lascia così, che è giusto che sia così come lui ha voluto, cioè eretico significa diverso in questo caso, ma non diverso speciale, perché può essere anche un diverso nel senso, direi quasi abominevole, no, non esageriamo, in un senso meschino addirittura. Da bere il sake da cucina è uscita un'arte profumata e raffinata. Come è stato possibile? È stato possibile esclusivamente tramite quella che lui chiama l'immaginazione, che è una pratica però, e non è semplicemente il fantasticare che il protagonista fa, attua quando si abbandona ai suoi sogni. I sogni bisogna sapere di scrivere. Questo stesso autore poi cosa fa? Io salto direttamente a quello che è un piccolo non per mole, perché è un libro molto corposo, il più lungo che lui ha scritto, sono 500 pagine, si chiama Neve Sottile, 500 pagine scritte in un carattere minuscolo, quindi equivale a, diciamo, a un libro corposo, ed è un libro estremamente, che scrive negli anni di guerra, censurato, perché è escapista, come Seconda Guerra Mondiale, dopo aver tradotto Murasaki, viene censurato non perché come gli altri libri parla di sesso, tradimento, ma perché non parla di niente, perché descrive la vita, udite, di quattro sorelle
di Osaka. Se vi ricordate, vi ho detto, di quattro sorelle di Osaka, descrive la vita di queste, no, vi dico la trama perché è già finita, 500 e brutte pagine, descrive la vita di quattro sorelle di grande bellezza tutte, ma diverse tra di loro, che ruota intorno al problema di una di loro che non riesce a sposarsi perché ha un carattere difficile, è ritrusa, queste sono le caratteristiche che portano sempre nel libro, è timida e soprattutto è una bellezza tradizionale, mentre invece ormai tutto sta andando verso una bellezza occidentale, anche nel Giappone. E loro organizzano, queste sorelle, il cognato e tutti, quindi sembra una storia molto, come vi posso dire, proprio innocente, organizzano dei, il termine è, vabbè, il miai, organizzano dei miai, che sarebbero degli incontri con dei pretendenti, diciamo, per conoscersi, degli incontri guidati, non so come posso dire diversamente. La ragazza è giovane, però non significa niente perché è difficile, è complicato, non vuole fare niente, non vuole vedere nessuno, vorrebbe solo vivere in casa con le sorelle, loro dicono è assurdo, così, e qui tutto il romanzo è attraversato ogni tanto da questi miai organizzati catastroficamente che finiscono sempre male, fino a una conclusione un po' a sorpresa, non vi dico, perché secondo me vale la pena leggerlo. Perché vale la pena leggerlo? Fine, è finito, non c'è più niente. Non è vero, non c'è proprio più niente. Ci sono le vite di queste quattro e i loro rapporti. Ripeto, fu censurato perché fu accusato che in tempo di guerra raccontava della vita quotidiana e di sciocchezze senza spingere i giapponesi a coltivare, questo è parola della censura, il loro spirito bellico, e quindi con questa storia di donnette li effeminava, perché chiaramente si entra dentro il mondo femminile in un certo senso, no? I dialoghi sul trucco, sul vestito quale è migliore, per esempio, come comincia Neve Sottile. Per favore, Koi-san, vuoi aiutarmi? Sachiko vide nello specchio il volto della sorella che si era avvicinata e, smettendo di incipriarsi le spalle, le tese subito il piumino. Ma non staccò gli occhi dalla propria immagine riflessa e continuò a osservarla con fredda volontà di indagine, come se avesse appartenuto a un'altra persona, questo mi chiamano. Si può usare, ma non è il massimo. La lunga sottoveste rialzata intorno alla gola si allargava rigida sulla parte posteriore, in modo da lasciare scoperti spalle e dorso, che vanno quindi incipriati perché devono diventare candidi. Dov'è Yukiko? Sta sorvegliando Etsuko che si esercita al pianoforte. Siamo in piena famiglia borghese. Lo capiamo subito, però per esempio qual è la differenza con i Bundenbrock? Perché si pensa subito a una cosa del genere, che il Bundenbrock parte con la descrizione di, qua siamo in media stress, la descrizione di, cioè questa è una famiglia in lieve decadimento, non è più ricca come un tempo, conserva ancora qualcosa di quella ricchezza, che viene messa così surrettiziamente dove tu già ti sei pappato 5-6 paginette dove entri dentro questo mondo delle sorelle, il chiacchiericcio, che poi piccolo pezzetto ti dà le informazioni necessarie e sufficienti. È una differenza molto grande tra questo tipo di romanzo, ripeto, in cui il romanzo si chiama il romanzo epico, viene definito, non è vero, è falso, cioè il romanzo alla Tolstoi, cioè dove c'è lo scorrere del tempo, diciamo. Il vero tema, se vogliamo, che tiene insieme questo, oltre alla famiglia di queste sorelle, è il tempo che passa e apporta delle trasformazioni. Per esempio, una delle sorelle avrà una storia, no? Una storia con un tizio. Dopo ve la racconto per farvi capire, poi si inserisce sempre il solito Tanizaki anche dentro questo apparente
racconto, diciamo, privo di particolari abissi, no? Però questo scorrere nel tempo in lui, come posso dire, non è descrittivo, ma è fatto attraverso questi flash, diciamo, ci sono continue inserzioni di dialogo con queste scene quotidiane proprio, e quindi la quotidianità diventa, in un certo senso, ci spinge a voler sapere che cosa fanno queste qua. Cioè, come si fa a leggere 500 pagine di queste cose? Io vorrei spingervi a farlo, perché dice, ma è così interessante la storia di quattro sorelle che vivono semplicemente. E dov'è lo scatto nel quale io poi mi devo interessare? A parte tutte le cose nelle quali, come sempre, uno si può rispecchiare, eccetera, cioè qua non c'è nessun punto di vista privilegiato. È tutto terza persona, quasi sempre, sempre con inserimenti di indiretto libero, eccetera, e dialogato. E quindi io cosa seguo? Io spio dal buco della serratura. Cioè, esattamente quello che accade in un certo senso nel racconto che vi ho letto, è per esempio in un romanzo del quale oggi non ho rimortello di parlare, si chiama La Chiave, dove proprio letteralmente lo spiare dal buco della serratura, non proprio dal buco della serratura, è un modo di far vedere gli eventi. Qui no, cioè apparentemente diciamo, il racconto così che scorre tranquillo, Tolstoi, il racconto tradizionale, no? Perché per esempio le descrizioni sono sempre o abolite o durano un tempo molto parziale e si trasformano in dialoghi fatti attraverso la descrizione, cioè l'indiretto libero di cui penso parlate spesso, no? Cioè per cui noi seguiamo questa storia di molte persone sostanzialmente, come se seguissimo un solo personaggio. Quando a volte lui si distacca dall'insieme delle sorelle, la cosa più interessante, i rapporti fra di loro, diciamo, e ne segue una sulla, per esempio segue la storia di una delle sorelle che è fidanzata da piccola con un pretendente che sarebbe adatto alla loro famiglia, molto ricco, molto per bene, eccetera, eccetera, però i suoi genitori non vogliono questo legame perché loro sono decaduti, eccetera, eccetera. Quindi è un tipico tema porchino, diremmo. La ragazza a un certo punto lascia una di queste sorelle, lascia questo pretendente innamoratissimo di lei, la famiglia non vuole, si innamora, sembra, di un tizio estremamente rozzo, secondo le sorelle, che si è fatto da sé e quindi loro pensano che sia facile essersi fatto da sé, diciamo un elemento del nuovo, della modernità, che pure in situazioni poi tragiche, drammaticissime, con l'amputazione di una gamba a cui lei assiste, questa ragazza, perché è giovanissima, dopodiché, attenzione, questo non avviene subito in 10 pagine e basta, è fatto poi inframmezzato dalle altre storie, perché ovviamente sono quattro sorelle, per cui le storie sono a volte focalizzate su una delle quattro e a volte le mettono insieme. E a un certo punto questa ragazza ritorna con questo innamorato di prima, con la sorpresa di tutti. Ritorna senza sposarsi e si danno, diciamo, alla pazza gioia. E lei non dà più spiegazioni alla famiglia. Non parla più con loro, dice sì così, è diventata di colpo chiusa al rapporto con le sorelle, quindi noi poi ci incuriosiamo, per esempio, dice ma cosa, che succede, che fa, che va facendo, e non si capisce, che ogni tanto esce fuori qualcosa dove dice questa qua come si procura i soldi, per esempio, perché improvvisamente veste in maniera superiore a quello che loro potrebbero, fa cose che non potrebbero fare, allora questi soldi dove li prende? Che fa? Torna tardi la notte, si stigano sospetti, così. Poi la perdiamo di vista e andiamo da un'altra sorella che invece si è sposata con un tizio sfigato, c'ha un sacco di bambini,
e la sorella guida, diciamo così, la sorella chiave, perché c'è sempre un personaggio chiave, e questa qua dell'inizio che si guarda nello specchio attentamente, va a trovare dopo molti anni perché non erano d'accordo con questo matrimonio. Quindi tutti i temi, come vedete, tradizionalissimi del romanzo dell'Ottocento in fondo, e vede questa, sì, e trova questa famiglia così, soffre per la sorella, poi se ne ritorna da sé, questa sorella poi manderà una lettera per la morte di questo fidanzato della sorella minore, eccetera. Cioè, intanto ci stanno le riunioni con questi pretendenti, la ragazza che deve sposarsi non parla, un altro soggetto che non parla, ma che esprime tipo che la sorella la deve capire quello che lei esprime, quindi diventa un'opera persa far sposare questa tizia. Ora, qual è il punto? Io voglio leggervi questa prima pagina continuando, l'ho un po' interrotto per darvi un'idea di quello che accade, perché è molto normale nella sua... Dove è Yukiko? Sta sorvegliando il Tsuko, un'altra che è una bambina, che si esercita al pianoforte, rispose Taeko. Quindi abbiamo già Yukiko, Taeko e Sachiko, già tre sorelle, perché Taeko è un'altra sorella. Entrambe parlavano il dialetto di Osaka. Punto, che è subito l'informazione per dire vivo a Osaka. Infatti poi ci sarà questo tema che vuole la sorella non vuole sposarsi, non si vuole trasferire a Tokyo perché Tokyo è brutto, tutte cose estremamente normali, cioè. In quella città la più giovane delle sorelle di ogni famiglia viene sempre chiamata Koi-san, perciò c'è il san, il Koi-san, piccola figlia. Dal basso saliva il suono del pianoforte, quindi due informazioni e di conto dal basso saliva il suono del pianoforte. Yukiko aveva finito di vestirsi molto presto e si era fatta premura di prendere posto accanto alla nipote. Sapeva che alla piccola piaceva avere qualcuno vicino mentre studiava. Non le spiaceva neppure che la mamma andasse fuori, a patto che la zia rimanesse in casa con lei. Oggi, nel vedere le tre sorelle vestirsi per uscire insieme, aveva dato segni di malumore e irritazione alla bambina. Decidendosi a assumere un'aria di scontrosa condiscendenza, soltanto quando zia Yukiko le aveva promesso di rientrare non appena finito il concerto. Si stanno vestendo quindi per andare a un concerto. Altro elemento borghese. L'inizio era fissato alle due parentesi e di cenare in sua compagnia. Koi-san, abbiamo un nuovo corteggiatore per il Yukiko. Comincia il tormentone. Non è nemmeno cominciato, prima pagina, non so se vedete proprio di che affollamento c'è. Oh, il piumino leggero discese dal collo di Sachiko alle spalle. Sebbene l'avesse l'abitudine di tenersi eretta sulla persona, l'opulenza vellutata della nuca dava l'impressione che la testa fosse leggermente reclinata in avanti. La sua pelle, nella chiara luce del sole d'autunno, appariva così morbida, levigata, teneramente tiepida da rendere difficile il credere che avesse ormai superato la trentina. Dopo, nella pagina seguente, la bellezza anche dell'altra sorella, ma diversa, la bambina. Cioè, poche pagine, è tutta la famiglia, perché poi entra il cognato, si palesa dinanzi a me. Dopodiché, come una specie di diramazione, tutte queste vite diventano delle storie. Diciamo, se lo dovessi fare come se fosse un piatto, e come se avessi cucinato questa cosa, e pensando, fino a questo punto si può parlare, possono parlare tutti in gruppo, va bene, interessante. Poi però a un certo punto, sto un attimo andando dietro le punte, a un certo punto ci devo mettere la storia individuale, perché quella focalizza di più l'attenzione, perché non è semplice seguire questi dialoghi. Poi, quando la storia individuale sta per arrivare al massimo, quasi come una soppopera, si interrompe un attimo e le sorelle parlano su questa vicenda, come è poi reale, realistico, di persone che vivono a stretto contatto tra di loro. Attenzione, è estremamente realistico.
Dopodiché si torna a un'altra storia individuale, con questi due, diciamo, i due principali filoni, che sono questo matrimonio mancato, per così dire, e questa ragazza difficile che fa stravaganze prima con quello, poi con quell'altro, quello pure, poi si rimette con quello e fa la vita dissipata, eccetera, eccetera. Fino, vi ripeto, al finale che non vi dico, perché varrebbe davvero la pena leggere questo romanzo. Vi leggo soltanto l'ultimo pezzetto, perché poi voglio dare un pezzetto, vabbè, allora no, un pezzettino di torbidità vi serve. So che ci piace, diciamo, la discesa del turbo, e quindi la diamo subito, perché questo, non so se si è visto, vi voglio far vedere che ha molte luci questo scrittore, ha tante luci davvero, a parte è una produzione immensa. Quello che è straordinario è che è quasi sempre allo stesso livello, cioè un racconto di 10 pagine, un romanzo di 500, cioè il livello non scende mai al di sotto del più che buono. Poi ci sono momenti ispirati, secondo me, come Neve Sottile, che è sempre un romanzo, cioè che dopo un po' ti prende questa cosa e però tu vuoi sapere, cioè ma cosa me ne può fregare a me di una famiglia giapponese di 4 sorelle nel 1930, più o meno, negli anni 30 in Giappone. Zero, minchia zero, eppure vengo risucchiato dentro questa cosa come se fossero le mie, non dico le mie sorelle che non ho, ma qualche cosa che mi è estremamente familiare. Questo naturalmente è anche effetto di questi trucchi che in parte ho cercato di dire, che andrebbero seguiti proprio da vicino, però, per rendersi conto, che sono diversi invece dalla costruzione del racconto che ho detto. Qua abbiamo ancora un'altra cosa, un famosissimo libro che credo, cioè non lo so, è sicuramente però uno dei capolavori di Tanizaki, che si chiama Diario di un vecchio pazzo, che lui scrive nel 61 e nel 62 a puntate, Diario di un vecchio pazzo. Per anni questo libro l'ho visto girare su bancarelle e cose varie, perché ne avevano stampato evidentemente una quantità enorme di copie, perché in Italia è stato pubblicato nel 65, l'anno in cui è morto Tanizaki, con un certo successo di scala, perché era semi scandaloso, eccetera, cioè, oggi naturalmente non ci dice più questo scandalo. E insomma, Diario di un vecchio pazzo, lui l'ha scritto tra il 61 e il 62, quindi aveva quasi 80 anni. Guarda un po' il protagonista di Diario di un vecchio pazzo, che è un diario proprio, ha quasi 80 anni. È bello, è l'ultimo gioco di Tanizaki con quella questione iniziale della confessione, ma sarà una confessione o non sarà una confessione? Tra parentesi, questa è proprio l'ultima cosa che ha scritto, perché aveva dei grossi problemi alla mano, dove lui scriveva a mano, per un periodo ho detto anche, ma non riusciva a scrivere, diciamo, dettando, ed è l'ultima cosa che ha scritto. Poi vabbè, morto 3 anni dopo averlo finito, però non ha scritto proprio più niente, l'ultimissima cosa. Poi in quegli anni ha ancora perfezionato la traduzione di Murasaki, quello sì, perché lo poteva dettare. Poi aveva problemi di pressione alta, cioè non stava per niente bene negli anni in cui ha scritto Diario di un vecchio pazzo. Non c'è nulla che lasci pensare a una mente in decadimento, sul serio, c'è al lavoro uno scrittore al massimo delle sue capacità, della sua lucidità, della cattiveria, dell'ironia, eccetera, eccetera. Cioè, non so proprio. Vi leggo questo pezzetto. Allora, prendo a casaccio, perché è più o meno sempre tutto. Altri sostengono che gli esami radiografici provano una distorsione delle vertebre cervicali e lombari.
e per proteggerla mi consigliano di dormire su un letto inclinato tenendo la testa in trazione con un apparecchio speciale. Inoltre mi dovranno ingessare i fianchi con una specie di corsetto e dovrò portare l'ingessatura per qualche tempo. Io non tollero in nessun modo una posizione talmente scomoda e perciò preferisco sopportare il dolore. Tuttavia, nonostante la difficoltà, devo cercare di camminare, anche poco, tutti i giorni. Mi dicono che se non cammino perderò l'uso delle gambe. Questo è un diario, quindi annota i suoi problemi fisici sempre. Per non cadere quando barcollo posto un bastone di bambù e in genere Satsuko o l'infermiera o qualcun altro mi accompagna. Stamattina era il turno di Satsuko. Non vi dico chi, ve lo dico così. Prendi Satsuko, mentre riposavo sotto la tettoia in giardino, ho tolto dalla manica del kimono una mazzetta di banconote che l'ho fatto scivolare in mano. Che cos'è questo? 25.000 yen. Puoi comprarti la borsetta di ieri. Nel giorno precedente sono stato in un centro commerciale. Satsuko, vi dico voi che ha visto questa borsetta e ha detto è bellissima così. E cioè lui ha subito, il vecchio pazzo, ha subito pensato di regalarla a questa giovanissima. Vi dico anche questa cosa, che ha 22-23 anni. Oh, grazie! In fretta Satsuko fece scivolare il mazzo di banconote dentro la camicetta. Satsuko veste sia all'occidentale sia alla giapponese, a seconda di come le gira. Però se la porti in giro, forse la vecchia si accorgerà che sono stata io a regalartela. La vecchia è la definizione del vecchio pazzo della moglie. Satsuko è la moglie del figlio. La nonna non ci guardava in quel momento, dice lei. Era andata avanti per conto suo. È vero, forse Satsuko aveva ragione. E finisce questo pezzetto del diario. Ve ne leggo un altro. Ne leggo uno più. Ecco, questo lo leggiamo. Il vecchio pazzo ha abbastanza soldi, diciamo, no? Quindi questo l'avete capito, ha fatto il regalo, questa borsetta costosissima, il figlio non può regalare. Ha un'infermiera, la moglie che si preoccupa della sua salute, eccetera, eccetera, e ha questa nuora che lo aiuta all'inizio del diario, diciamo, a volte dà una mano quando l'infermiera si prende qualche giorno, di qualche mezza giornata o qualche ora di permesso. Quindi è una situazione molto... Ragazzi, pensiamoci, ricordo. 26 luglio. Leggo solo l'inizio e poi vado al diario, perché ovviamente è un diario, ma dentro il diario ci stanno raccontati i dialoghi che avvengono, non sarebbe come a volte si scrive, alcuni pensano faccio il diario così, scrivo è facile, sì, ma spacca, come dire, l'anima a chi lo legge, come è fatta soltanto come io oggi mi sono, cioè è proprio come il suicidio più totale. La forma che ci attrae probabilmente agli inizi di qualsiasi cosa di scrittura, ma è la più difficile, perché per renderlo vivo naturalmente lo devi trasformare profondamente. 26 luglio, in questo periodo il programma dei miei giorni è come segue. Mi alzo verso le 6 di mattina e vado in gabinetto. Raccolgo le prime gocce di urina in un tubo di vetro sterilizzato. Parentesi, Taizaki non ha nessuna paura di fronte a tutte queste cose fisiologiche, poi mi lavo gli occhi con acqua borica, faccio accuratamente il gargarismo per lavare la cavità orale e la gola con una soluzione di bicarbonato, pulisco le gengive con il Colgate alla clorofilla e mi metto la dentiera, faccio la cura di trazione sucida, eccetera. Pensate, la dentiera, ve lo volevo dire perché passa un po' di queste due cose. Lui cena, per non peggiorare la vista non leggo di sera e non guardo mai la televisione, questa era la modernità di cui vi ho parlato,
non riesco a dimenticare le parole che Sartosuco si lasciò sfuggire il pomeriggio del 24, cioè domenica, l'altro ieri, quando, appena svegliato dalla siesta, me ne stavo disteso a riposare sopra pensiero a occhi aperti. Improvvisamente Sartosuco aveva sporto la testa dal bagno e aveva detto, perché il bagno sta vicino alla camera, perché lo usa anche da me. Anche quando faccio la doccia non chiudo mai questa porta, si può passare di qua liberamente. Fosse intenzionale, fosse per caso, la frase uscire dalla sua bocca e ha stranamente alzato la mia curiosità. La sera dello stesso giorno, durante il picnic, che ieri mentre riposavo a letto rimuginavo continuamente quelle parole, questo pomeriggio alle 2 mi svegliai dalla siesta e dopo essere stato una volta nello studio, alle 3 tornai di nuovo in camera da letto. Questo è uno strano passato, sono tornato. Come ero stato avvisato, la porta non era chiusa a chiave, si sentiva il rumore della doccia. Vuoi qualcosa? Avevo toccato la porta appena appena, ma pareva che se ne fosse già accorta. Nasi confuso, ma un attimo dopo ripresi il mio sangue freddo. Hai detto che non chiudi mai a chiave, ho solo voluto provare se dicevi la verità. Mentre parlavo sporsi la testa nella stanza. Lei stava facendo la doccia e tutto il suo corpo era nascosto dalla tenda a righe verdi e bianche. Vedi che non diceva una bugia, Scrooge. Sì, ho capito. Che cosa fai lì? Perché non entri? Posso entrare, ma vuoi entrare, no? Non avevo alcun motivo particolare. Stai attento, se ti eccidi troppo scivoli. Sta calmo, sta calmo. Il graticcio di legno era sollevato e le piastrelle erano tutte bagnate dall'acqua della doccia. Mi intrufolai dentro facendo bene attenzione a dove mettivo il piede e mi chiusi le porte alle spalle, la porta alle spalle. Attraverso la tenda, nella stanza da bagno, ma non nella doccia. Attraverso la tenda Sartosuco lasciava intravedere a tratti una spalla, un ginocchio o la punta dei piedi. Se vuoi ti farò lavorare per me. Il rumore della doccia cessò, volgendomi la schiena essa fece uscire una parte del busto nudo, quindi prendimi l'asciugamano che si trova lì, asciugami la schiena. Attento, cadono delle gocce dalla testa. Mentre mi toglieva il copricapo di plastica alla cuffia, alcune gocce d'acqua mi bagnavano. Non aver paura di strofinare, devi mettere più forza nelle mani, forte! Ah, nonno, non hai forza nella sinistra, sfrega più forte che puoi con la mano destra, allora. A un tratto l'afferrai per le spalle sotto l'asciugamano e gli diedi un bacio sulla morbida curva del collo e della spalla destra. Essa mi stampò un ceffone sulla guancia. Non ti vergogni alla tua età. Credevo che mi lasciassi fare per così poco. Non ti permetterei mai una cosa del genere. La prossima volta lo racconto a Giochicci, che è il diminutivo del marito. Perdonami, perdonami. Va fuori, poi aggiunse senza prendere fiato. Non in fretta, non in fretta, vai piano, è scivolo. Quando raggiunsi la porta sentì la punta delle sue dita che mi spingeva lievemente. Mi riposai un momento seduto sul letto. Subito dopo lei comparve con la sua vestaglia di cotone, si intravedevano le pantofole dai ricami di peoni. Scusami, forse esagerato. No, non importa, eccetera, eccetera. Dopodiché, questo è poi basta, 11 agosto, è passato un mese circa, niente agopuntura, ma oggi è successo qualcosa di diverso dall'altro. Sartosuco sposte dentro la testa dicendo, la porta è aperta, il suo volto era insolitamente allegro, si sentiva il rumore della voce, stessa scena. Oggi non viene. No, vuoi entrare? Alle sue parole entrai, era nascosta dietro la tendina. Non viene l'agricoltore, una frase a caso. Oggi potrai baciarmi. Chiuse lo scroscio della doccia, dalla tenda spuntò una gamba. Ancora lo stesso giochino, dal ginocchio in su evitato.
ho chiuso apposta la doccia. Come ricompensa non è un po' meschina, no? Perché le ha fatto altri regali, tra parentesi. Se non ti piace non farlo, non ti costringo, sai. Poi aggiunse, oggi ti permetto di più che le labbra, puoi toccarmi anche con la lingua. Nella stessa posizione del 28, cioè del giorno 28, succhiai con le labbra il polpaccio di Satsuko e lo assaporai a lungo con la lingua. Qualcosa di vagamente simile a un bacio. Continuai a scendere strisciando dalla gamba fino al calcagno. Contrariamente a quello che mi sarei aspettato, non protestò. Mi lasciò fare semplicemente. La lingua raggiunse il dorso del piede e scese fino alla punta dell'alluce. Mi inginocchiai per terra e sollevai il piede con la mano e misi in bocca l'alluce e il secondo e terzo dito. Toccai con le labbra la pianta del piede bagnato. Aveva un aspetto affascinante, quasi fosse un riso. Basta così, no? Dice lei. A un tratto l'acqua ricominciò a cadere, eccetera, eccetera. E questa cosa, sostanzialmente, con le storie anche sempre realistiche dei problemi, costruire una casa, fare questo, il figlio, il lavoro, eccetera, attenzione, non è fissata sempre su questo tipo di cose, cioè viene interrotta e poi ritorna, questo ritmo sempre della quotidianità, va avanti finché le condizioni di salute del vecchio pazzo, mi pare che una cosa, peggiorano, a un certo punto c'è, lui ha un'idea e dice, io morirò, lo so, però vorrei che sulla mia tomba ci fossero i suoi piedi. I piedi di lei, di Satsu. E comincia una parte del diario in cui si interroga come può fare a convincere a fare un calco, perché se dovrebbe fare un calco non lo farà mai, poi si insospettirà la vecchia, perché poi tutto questo avviene su un filo molto sottile di voyeurismo, cioè è una casa aperta, chiunque può arrivare, vedere, capire, quindi su una cosa estremamente fugace, attenzione, la cosa è anche lusca, cioè lo dico per dire, però avrete capito che è sempre trattata con estrema, direi, pulizia proprio, incredibilmente, per quanto il tema sia decisamente... più che scabroso, è lievemente lusco in qualche modo, perché c'è questa cosa del denaro, questo fatto della mura che approfitta sostanzialmente, però a volte sembra quasi che sia una forma di tenerezza umana, non tanto di parentela, proprio nei confronti di questo desiderio, perché il desiderio erotico in realtà è anche desiderio di vita in qualche modo, no? Che le fa, la fa anche andare oltre quello che la sua mente, diciamo, ha architettato. E è lui che sprofonda sempre più in questa specie di fascinazione, nella quale i piedi diventano la cosa fondamentale. Finché chiede questa cosa, no? Non è troppo complicato, tutti se ne accorgono. A un certo punto, ricordandosi che da giovane, lo sapevamo già dall'inizio, non c'era niente a caso, aveva dipinto, dice, però io potrei farle fare l'impronta su un foglio e poi dare questo foglio agli scultori per la... Continua su questa... e dice, però cosa penseranno? All'inizio pensa cosa penserà, poi man mano che sprofonda in questo abbandono della vita, perché sa che sta male, perché ora questo è l'ultimo desiderio, diciamo, che chiede. Per cui poi lei cammina su questi fogli, è una scena bellissima che è scritta maestrivolmente su questa pittura, lascia l'impronta, finché poi c'è una piccola cesura dove il diario diventa il diario del medico, il diario delle osservazioni dell'infermiera, e noi non sappiamo più che cosa è successo, tranne che a un certo punto la pressione alta di Tanizaki, in un paio di casi gli è arrivata altissima, quasi a fargli venire un attacco, perché probabilmente noi capiamo perché di nuovo lei gli ha permesso di baciare le piedi, perché c'è una scena molto bella dove lei dice, mi dispiace che i miei piedi hanno perso la bellezza che avevano, c'è un callo, allora lui li tocca, li palpa, li permette, dice, no, non è vero,
Poi dice, finché trovai un piccolissimo, dice, è vero, hai ragione, però la forma era stupenda. Dice, io sto cercando di farli tornare come prima, dice la Roma, però è difficile, eccetera. Quindi c'è anche questa cosa di feticismo, naturalmente, che poi scopriamo che Danizzari aveva già messo in un racconto del 1910, cioè mezzo secolo prima, quindi era una cosa che gli apparteneva evidentemente, in qualche, come fantasia, come realtà, non lo so. Non lo sapremo mai. E a un certo punto il vecchio, pensando, prima di questo finale, diciamo, interrotto, lui muore, anzi non muore, lo lasciamo sospeso, che non si sa se vivrà, morirà, cioè si interrompe il diario. Prima l'ultima cosa che lui pensa, e che noi sappiamo del suo pensiero, dice sì, calpestano, balla su di me. L'ultima cosa che io desidero è che sulle mie ossa, sulla mia polvere, ballino i tuoi piedi. Che è poetico, naturalmente, nello stesso tempo è legato a questa... Noi dimentichiamo la storia, il torbido, detto senza mezzi termini, e c'è in questa storia che continuamente emergono degli elementi, piccolissimi elementi poetici. Piccoli, attenzione, perché... in genere il tono è sempre molto freddo e naturalistico, il fatto della sua salute, lui che sta male, le descrizioni dettagliate, e poi improvvisamente questo insorgio di poesia che è come, è una lettura personale naturalmente, è come il fatto di dire il desiderio non muore mai e va bene, questo è una verità probabilmente evidente a tutto, che impareremo con il tempo, ma soprattutto a qualche cosa, c'è qualche cosa in lei che, io l'ho detto già prima, al di là dei soldi, è come una sorta di pietà erotica, lo so che è un termine strano, è come una sorta di compassione quasi cristiana, però che no, naturalmente sto esagerando, come a dire... O forse come chissà dovrebbe essere, insomma, la tenerezza che c'è dagli esseri umani, cioè nei confronti di una persona che sostanzialmente sta morendo, perché poi questa è la cosa, e che ogni tanto richiama a sé la vita, e la vita la concentra, diciamo, in un certo senso in questa fascinazione dei piedi, ma non sono i piedi, naturalmente, i piedi sono come l'amuleto poetico, materno, ma non nel senso banale del termine, universale proprio, e lo guida verso al di là della morte, diciamo così. Per cui io non l'ho mai letto questo romanzo, no? Racconto lungo, come la storia trasgressiva, come per esempio è La Chiave, che è diverso perché avviene tra adulti, triangolo, eccetera. L'ho sempre letto come una strana meditazione su fino a che punto può arrivare il nostro rapporto col corpo, cioè fino a che punto il nostro corpo ci esprime, fino a che punto il nostro corpo esprime anche la nostra interiorità. Il desiderio è una cosa dell'interiorità, non è solo una cosa del corpo, non è solo i sensi di per sé, si manifesta attraverso i sensi, ma è qualcosa che abbiamo dentro. Fin quando ci accompagna, diciamo, questo desiderio, e fin quando è possibile che qualcuno venga incontro a questo desiderio, anche c'è una scena terribile nella quale lei mi dice brutalmente, ma renditi conto che fai schifo, cioè ti sei visto, e lui si guarda e dice sì, faccio schifo, la sera dopo, guardandoti, perché si toglie la dentiera e si guarda così, ci sono veramente orribile. Però non è leggermente anche ironico comico, avrete forse capito a volte, c'è anche questo tocco, però è la constatazione della realtà, e nello stesso da me dice, ora tu vorresti baciarmi con questa bocca, e lui dice sì, perché puntini sospensivi, cioè perché non lo so se ne ho il diritto, se è giusto, se è ingiusto, se è bene, se è male, è qualche cosa che mi mantiene ancora per pochi attimi. E lei è l'unica che in quel momento può, secondo me, accompagnarlo verso la morte. Lo so che dico una cosa, forse una lettura, perché poi è così, è come se a un certo punto non fosse più l'approfittatrice che all'inizio vediamo, la borsetta un po' superficiale, okay, ma come se fosse quasi colei che tra una piccola divinità formato naturalmente contemporaneo,
cioè quotidiano, misero, che traghetta il vecchio pazzo verso la morte. Vabbè, non lo so, io ho finito perché è un po' tardi, no? Se no posso ancora andare avanti a lungo, va bene, spero soprattutto di avervi fatto venire un po' di voglia di leggere il vecchio pazzo e di mandare anche voi in questo mondo strano, ambiguo e molto istruttivo per gli aspiranti scrittori che siamo. Va bene, grazie.